alluvioni in Nord Africa piegato dalle calamità, in Libia si temono oltre 10.000 vittime, in Marocco è emergenza sfollati, il dolore e la preghiera del Papa per le popolazioni così duramente colpite. Il patto dei missili, la stretta di mano tra Putin e Kim, sigilla l'alleanza tra Russia e Corea del Nord, attacco ucraino alla flotta di Mosca, il cardinale Zuppi arriva a Pechino per la missione di pace. Aggressione continua da nord a sud, donne nel mirino, a Napoli una 41enne subisce violenza da 4 persone, in Alto Adige una 14enne abusata durante una festa di paese. Lampedusa scoppia, 7.000 migranti sull'isola, tensioni e proteste al porto, cariche della polizia, un neonato di 5 mesi muore prima dello sbarco. La lezione di Imelda, dopo il diploma appreso a 90 anni, corona il sogno di salire in cattedra, maestra per un giorno alla scuola primaria di Userna, frazione di Città di Castello, in Umbria. 18-28 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. Il Nord Africa è in ginocchio, in Libia la città di Derna è stata in parte cancellata dalla violenza dell'acqua. Secondo alcune fonti le vittime sarebbero oltre 10.000. Non meno tragica la situazione in Marocco, dove l'emergenza principale adesso è dare sostegno alle migliaia di sfollati. Allora, i servizi di Beatrice Bossi e Fabio Bolsetta. L'acqua ha spazzato via tutto, le strade si confondono con i fiumi, interi villaggi sono stati distrutti e sotto le macerie ci sono ancora centinaia di corpi. La tempesta Daniel non ha dato scampo alla Libia, le foto scattate dal satellite danno conto della devastazione. Il collasso di una diga ha cancellato e trascinato via un intero villaggio. È nella città di Derna, sulla costa nord-orientale, che si registra la situazione più critica. Qui sono oltre 5.300 le vittime, secondo le stime almeno 20.000 quelle ancora da recuperare. Da giorni il mare restituisce cadaveri e sulle strade si ammassano i corpi ancora da identificare. L'ONU parla di calamità naturale di proporzioni epiche, un incubo invece per gli oltre 34.000 sfollati che piangono i morti e combattono per la sopravvivenza. La comunità internazionale si è mobilitata, gli Stati Uniti hanno attivato un fondo di emergenza e l'Europa sta inviando aiuti attraverso la protezione civile. Da Pisa, nel primo pomeriggio, è partito il primo aereo militare italiano. La fase di ricostruzione richiederà mesi o forse anni. A dichiararlo è il cardinale Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat e presidente di Caritas Marocco, che pone l'accento sulla grande dispersione della popolazione che necessita aiuti. Comunità piccole ma numerose e in una vasta estensione di territorio, sottolinea, in zone di altopiano che era già difficile raggiungere prima della distruzione delle strade. Il bilancio delle vittime, quasi 3.000 persone hanno perso la vita per le conseguenze del sisma della notte tra venerdì e sabato, con epicentro a 70 km da Marrakech. È corsa contro il tempo, poche le speranze tra chi scava tra le macerie e per i superstiti servono alloggi, coperte e farmaci, ricorda ActionAid. Perché nelle zone terremotate c'è ancora molta gente che dorme all'addiaccio. I bambini sono traumatizzati e molti di loro ammalati, afferma dall'ospedale militare di Asni Aichi Ait Jama, sopravvissuta al sisma. Ieri il re del Marocco, Mohammed VI, è riapparso in pubblico facendo visite ai superstiti ricoverati a Marrakech e ha donato il sangue per i sopravvissuti. La guerra in Ucraina, mentre Putin e Kim rinsaldano un'alleanza a tutto campo tra Russia e Corea del Nord, Kiev sferra un attacco in Crimea, a Sebastopoli. Sentiamo Vito De Torre. L'Ucraina colpisce di nuovo la Crimea, un colpo in grande stile dei servizi segreti di Kiev. Una grande nave d'assalto della Marina Militare Russa e un sottomarino sono stati danneggiati in seguito ad un attacco missilistico al cantiere navale di Sebastopoli, nella Crimea occupata. La conferma arriva dal Ministero della Difesa di Mosca. Il cantiere navale colpito è strategico perché è una base della flotta russa impegnata nel Mar Nero. Proprio dal Mar Nero le navi russe hanno lanciato numerosi attacchi con droni e missili contro l'Ucraina. Putin non ha commentato
commentato quanto accaduto e anzi ha sottolineato gli scarsi risultati ottenuti finora dalla controffensiva ucraina. Il presidente russo ha detto che Kiev sarà pronta a parlare di pace, sono le parole di Vladimir Putin, solo quando avrà esaurito tutte le sue risorse. Il capo del Cremlino oggi ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un, strette di mano e cordialità con il dittatore comunista di Pyongyang. La Russia ha promesso collaborazione nella costruzione dei satelliti militari. Kim Jong-un, dal canto suo, ha espresso massima solidarietà a Mosca nella sacra lotta, così ha dichiarato il leader supremo della Corea del Nord, contro l'imperialismo occidentale. Abbiamo costantemente espresso il nostro pieno e incondizionato sostegno a tutte le decisioni prese dal presidente della leadership russa. Secondo indiscrezioni, la Corea del Nord sarebbe pronta ad inviare a Mosca armi tattiche nucleari. A Kiev, intanto, il ministro della difesa ucraino Kuleba ha sollecitato la Germania a fornire nuovi sistemi di difesa per proteggere i suoi porti dagli attacchi aerei russi, per garantire che il grano possa essere esportato. Rivolgendosi al governo tedesco, il ministro degli esteri ucraino ha detto: «Non capisco perché stiamo perdendo tempo». Il cardinale Matteo Zuppi è da oggi in Cina, quarta tappa della missione di pace dopo Kiev, Mosca e Washington. Ci aggiorna Cristiana Caricato. Non sarà il primo cardinale della Chiesa di Roma ad atterrare a Pechino, ma della schiera di ecclesiastici inviati in missioni più o meno ufficiali presso il governo della Repubblica Cinese. Il cardinale Zuppi è quello che senza dubbio ha il compito più urgente. L'inviato di Francesco deve cercare di coinvolgere la riottosa e fino ad oggi ostentatamente neutrale Cina nei negoziati per un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia. Dopo Kiev, Mosca e Washington, l'asse della diplomazia vaticana si sposta ad Oriente, prendendo seriamente le dichiarazioni di Mao Ning, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, che nei giorni scorsi aveva assicurato l'impegno del governo comunista nel promuovere colloqui di pace lavorando con tutte le parti per ridurre la tensione e raffreddare la situazione. Sempre Mao Ning ha anticipato nelle scorse ore l'agenda di Zuppi, che prevede un faccia a faccia con Li Hui, rappresentante degli affari euroasiatici. Secondo indiscrezioni, l'arcivescovo di Bologna potrebbe anche incontrare Wang He, consigliere di Stato e ministro degli esteri cinese, che già nel febbraio del 2020 aveva dialogato con l'arcivescovo Paul Gallagher al margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Una visita lampo, quella del presidente della CEI, interessante non solo per la questione ucraina, ma anche per le relazioni sempre turbolenti tra Pechino e la Santa Sede. E la guerra in Ucraina, ma anche in Nord Africa, devastato, sono stati ricordati da Papa Francesco all'udienza generale. Ce ne parla Paolo Fucili. Pace per il mondo, invoca Francesco. Specialmente nella martoriata Ucraina. Le cui sofferenze sono sempre presenti alla nostra mente e al nostro cuore. Udienza del mercoledì in piazza San Pietro col pensiero rivolto anche al Nord Africa. Preghiamo per il Marocco. Preghiamo per gli abitanti, che il Signore gli dia la forza di riprendere. E oltre al terremoto sui monti dell'Atlante, la cronaca registra le disastrose inondazioni sulle coste della Libia. Non manchi la nostra solidarietà verso questi fratelli e sorelle provati così per questa calamità. Francesco addita ai fedeli l'esempio del beato José Gregorio Hernández Cisnero, vissuto fra 800 e 900 in Venezuela, protagonista della catechesi di oggi. Non potendo farsi sacerdote, divenne medico, professore e scienziato, dedicando la vita ai malati più poveri e sofferenti. E così, commenta il Papa, ci stimola all'impegno nelle grandi questioni sociali e politiche di oggi. Tanti ne parlano, tanti ne sparlano, tanti criticano e dicono che va tutto male, ma il cristiano non è chiamato a questo, bensì a occuparsene, a sporcarsi le mani. Von der Leyen chiama Draghi. Nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione Europea annuncia un incarico per Draghi e traccia un bilancio del suo quinquennio a Bruxelles. I servizi di Giuseppe Caporaso e Augusto Cantelmi.
Parla tutto campo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Strasburgo davanti a un'assemblea plenaria gremita. Ci sono 300 giorni per finire il lavoro iniziato, ha detto, ed abbiamo assistito alla nascita di un'unione geopolitica sostenendo l'Ucraina e resistendo all'aggressione della Russia. Il futuro dell'Ucraina è nella nostra unione, come il futuro dei Balcani occidentali e della Moldova. Non immagino comunque una strada facile, ma l'allargamento all'Unione europea sarà esclusivamente basata sul merito. Grande spazio per i temi economici con tre grandi sfide: la carenza di manodopera e di competenze, l'inflazione e la semplificazione per le aziende. In particolare per l'inflazione, sempre a livelli alti, ha messo in evidenza il lavoro della Banca Centrale Europea, ma occorrerà, detto, del tempo. Massima attenzione per le piccole imprese, tanto che la Presidente della Commissione Europea ha preannunciato per il mese prossimo iniziative per ridurre del 25% gli obblighi di rendicontazione a livello europeo per le piccole aziende. Ed ancora, continuerà la politica del Green Deal, saranno prese misure per accelerare l'energia eolica, partirà un'indagine sui sussidi alle auto elettriche cinesi, saranno siglati accordi sul commercio entro fine anno con Australia, Messico e Mercosur, cioè il mercato comune dell'America Meridionale, e verrà chiesto all'ex premier italiano Mario Draghi di redigere un rapporto sul futuro della competitività europea. Nel suo intervento anche un appello per fermare la violenza sulle donne, infine uno sguardo della von der Leyen sulla gestione dei migranti che sia efficace e umana, chiede a tutti di mostrare nei confronti dell'Africa l'unità come è avvenuto con l'Ucraina, cooperare con i governi legittimi, sviluppare un partenariato reciprocamente vantaggioso per Africa ed Europa e puntare, dice la Presidente della Commissione europea, ad accordi come quello stilato con la Tunisia. Devo dire che Draghi è persona autorevole, è stato presidente della BCE, ha risolto un problema molto serio, una fase di grande turbolenza nel salvare l'euro. E anche venga la proposta della Commissione europea nei confronti di un italiano che ha dimostrato sia in Italia che in Europa di essere una persona credibile, capace, competente, affidabile e che ha raggiunto grandiosi risultati. Soddisfazione bipartisan dalle forze politiche alla decisione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di ingaggiare l'ex Premier Draghi a preparare un report sulla competitività europea. Iniziano così le grandi manovre in vista delle elezioni del prossimo giugno. Tutt'altro che unanime invece il giudizio dei partiti sulle politiche migratorie, soprattutto dopo la decisione di Francia e Germania di sospendere l'accoglienza dei migranti che giungono dall'Italia. Il fatto che Francia e Germania abbiano annunciato di voler sospendere l'accordo sulla distribuzione dei migranti è molto grave dal punto di vista politico. Ma il governo aveva promesso sull'immigrazione porti chiusi e blocco navale. Gli sbarchi sono triplicati esattamente provenienti dalla Tunisia. Intanto il ministro dell'interno Piantedosi garantisce un'equilibrata distribuzione di migranti sul territorio italiano e sempre al question time alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti ribadisce che non ci sarà alcuna proroga al super bonus. Con 5.000 migranti sbarcati in 24 ore, la situazione a Lampedusa si fa sempre più critica. Alessandra Camarca. Le immagini che arrivano da Lampedusa sono drammatiche. I moli stracolmi di persone, il tentativo degli uomini delle forze dell'ordine di riunire ordinatamente i migranti con una carica di alleggerimento, i barchini, anche questi strapieni, in attesa di attraccare, i soccorritori che lanciano bottiglie d'acqua. Secondo la Croce Rossa sono 6.000 migranti approdati sull'isola nelle ultime 24 ore. La maggior parte si trovano nell'hotspot, ma molti, come si vede dalle immagini, sono sparsi sui moli tra Favarolo e il molo commerciale. Dalla mezzanotte sono stati registrati altri 23 arrivi con quasi 1.000 persone. Soccorritori e forze dell'ordine sono allo stremo. Sono stati segnalati altri barchini in viaggio, ma anche migranti già sbarcati sulla terraferma. Un neonato di 5 mesi è morto dopo essere finito in acqua poco prima che la sua imbarcazione riuscisse a raggiungere l'isola siciliana. La tragedia è avvenuta alle 4:18 circa. Tutti i 46 migranti provenienti dalla Tunisia sono stati recuperati, così come è stato ripescato il cadavere del piccolo. La mamma del bambino deceduto è una minorenne, attualmente nell'hotspot di Lampedusa. Rapporto annuale INPS per gli operai, 5 anni di speranza di vita meno dei dirigenti. Il 96% dei pensionati percepisce una pensione INPS con un reddito lordo mensile medio pari a 1.687 euro. Quello degli uomini è pari a 1.969 euro, risultando di 38% più alto di quello delle donne.
Ancora episodi di violenza contro le donne, vittime una cittadina colombiana a Napoli, una ragazza di soli 14 anni che ha denunciato la violenza di due uomini durante una festa di paese in Alto Adige. Lucia Ascione. Nel giorno dell'ultimo saluto a Maria Leo, la 39enne uccisa nel Trapanese dall'ex compagno e padre della sua bimba, altre due donne subiscono e denunciano violenza. Una cittadina colombiana, residente a Napoli, sequestrata e abusata in un camper nei pressi della stazione centrale, e una giovanissima di soli 14 anni, molestata da due uomini che ne avrebbero violentato anche un'altra durante una festa di paese in Alto Adige. Le donne sono sempre state viste come l'elemento debole in una relazione. Questi femminicidi ci comunicano che in questo momento storico non esiste una cultura del dialogo al maschile e al femminile e di confronto, e che le donne vengono sopraffatte molto spesso per amore, vittime di relazioni tossiche, narcisistiche, dove non si comprende che dall'altra parte ci sia una persona che travalica quello che è il vissuto del sentimento del rispetto e arriva fino ad uccidere per non sentire la presenza dell'altra dentro la propria vita affettiva, emotiva e relazionale. Gli abusi, le molestie, le umiliazioni nel corpo e nell'anima che le donne subiscono non fanno differenza tra ceto, estrazione sociale e culturale, età, sia delle vittime che dei carnefici, e raccontano di una società sempre più spesso incapace di vivere relazioni umane. Un effetto drastico della dissociazione sociale che noi stiamo vivendo in questo periodo di iperaccelerazione delle comunicazioni intraumane, ma dell'appiattimento totale sul riscontro empatico che possiamo vivere a confronto con gli altri, dell'assenza di solidarietà o della ridotta capacità di calzare i panni di chi ci sta di fronte. È stata sepolta a Milano la neonata trovata morta in un cassonetto a fine aprile, la cerimonia abruzzano nel cui cimitero c'è un campo dedicato ai bambini. Raffaella Frullone. Una bara bianca, una corona di fiori, la pioggia. È una mattinata qualunque a Milano, la città riprende a pieno le sue attività mentre il cimitero di Bruzzano si piange per una vita senza nome. È la cerimonia di sepoltura della neonata trovata morta il 28 aprile scorso in un cassonetto della raccolta dei vestiti in zona Città Studi dopo essere stata abbandonata già senza vita. Non ha un nome la piccola, nemmeno lo ha la sua mamma, che non è mai stata identificata. Della cerimonia di sepoltura si è occupato il Comune di Milano col permesso dell'autorità giudiziaria, come accade in tutte le circostanze in cui non c'è nessuno a reclamare il corpo del defunto. In rappresentanza di Palazzo Marino, l'assessore ai servizi civici e generali Gaia Romani e la consigliera Deborah Giovanati. Noi quindi oggi siamo qui per dire a tutte le donne di questa città che nel caso in cui si trovassero in una situazione di difficoltà e di sofferenza, le istituzioni ci sono, la rete delle fondazioni, degli enti e degli istituti sono a disposizione per ascoltarle, per supportarle in qualsiasi situazione loro si trovino, e quindi speriamo davvero che la nostra presenza qui, visto che questa è una storia di solitudine, possa appunto dare questo messaggio. Sulla terra nuda è stata posta una corona di fiori, simbolo di una città che cerca di farsi presente per questa piccola vita, anonima ma sacra come tutte le altre, almeno ora, per l'ultimo saluto. Gravissimo incidente sul lavoro oggi in una fabbrica di Casal Bordino in provincia di Chieti, in Abruzzo. Un'enorme esplosione ha coinvolto operai e dipendenti della Sabino esplodenti e purtroppo si registrano 3 morti e alcuni feriti. Al momento le cause dello scoppio non sono ancora state accertate. Ancora caro affitti per gli studenti e tornano le proteste con le tende al Politecnico di Milano. Ce ne parla Giorgia Bresciani. A Milano gli studenti sono tornati a piantare le tende di fronte al Politecnico per protestare contro il caro affitti. Le promesse sono state tante, anche fatte dal Comune, delle promesse che alla fine sono delle promesse senza fondamento, per esempio lo studentato diffuso, quei 600 posti che sono stati proposti senza avere dei fondi per realizzare il progetto. Quindi ci sentiamo molto presi in giro e speriamo che si possa fare di meglio, e quindi siamo qui per questo. 700, 800, anche 900 euro per una singola denunciano dunque gli studenti, che hanno lanciato una mobilitazione nazionale per questo fine settimana. Io pago 570 euro per una stanza, più spese, presa comunque tempo fa, post-Covid. Adesso nella mia stessa zona sono a 950 stanza, solo stanza, senza spese, sempre.
La mobilitazione che abbiamo è il 16-17, appunto faremo qui e ci sarà questa assemblea nazionale, quindi con più realtà tutta Italia, per parlare, per discutere e riuscire a trovare magari una mobilitazione comune o una sorta di piano comune, ecco, su cui agire. Protestano per sé e per gli altri studenti, ma anche per lavoratori e famiglie che, come i ragazzi, patiscono per i continui aumenti e rischiano di non poter più nemmeno pagare l'affitto. Vivo ancora con i miei, viviamo in un bilocale anche piuttosto piccolino, in via Padova, e si arriva a pagare addirittura 750-800 euro per un monolocale bilocale. Milano non è una città a misura di persona, dicono, assicurando che la protesta non si fermerà. Allora, una bella storia quella di Imelda, che dopo il diploma di maturità preso a 90 anni ha coronato un altro sogno di una vita: stare dietro la cattedra nella scuola primaria di Userna, di Città di Castello, nel Perugino. Sentiamo Antonella Mazza Teruel. Lei è sulla carrozzella, sorride, ma i suoi movimenti sono minimi, mentre consegna un lavoretto a un bambino con il grembiule blu, che invece non riesce a stare fermo davanti alla cattedra. È appena suonata la campanella e questa è la scena nella primaria della frazione di Userna, Città di Castello, Perugia. È il primo giorno di scuola, forse i piccoli alunni sono emozionati, di certo lo è l'anziana maestra che per una vita intera ha desiderato essere dove si è trovata oggi, in una classe elementare ad insegnare, anche se per un giorno soltanto. Imelda Starnini, classe 1933, era balzata agli onori della cronaca lo scorso giugno, quando come candidata esterna aveva ottenuto la maturità del liceo con indirizzo psicopedagogico. Aveva presentato una tesina sull'arte di invecchiare, aveva ringraziato la sua famiglia per l'aiuto nel raggiungere con sacrificio un obiettivo rincorso da sempre, e questa mattina ha esortato i piccoli scolari a studiare, a leggere, perché la scuola, dopo la famiglia, è la cosa più importante della vita e da cui uscirete più forti, capaci di affrontare il futuro, ha detto con la sua voce ormai gracchiante per l'età. Prego sempre che i ragazzi, i figlioli studino. E alla fine, tra gli applausi del corpo docente e della classe intera, è la maestra Imelda Starnini a ricevere un attestato di pubblica benemerenza per aver dimostrato che non esistono barriere temporali per apprendere. Nella scuola si apprende anche come vivere la propria vita, come vivere il proprio futuro, e quello del rispetto nei confronti degli altri, del prossimo, è uno dei messaggi fondamentali che forse le vecchie generazioni hanno modo meglio di altri di poter tramandare. È Nicola Gratteri, 65 anni, il nuovo procuratore di Napoli. Il capo dei PM di Catanzaro è stato nominato dal CSM a maggioranza alla guida degli uffici giudiziari partenopei. Il posto di procuratore di Napoli era scoperto da quasi un anno e mezzo, da quando Giovanni Melillo lo aveva lasciato per assumere l'incarico di capo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. E a Napoli, dopo le minacce di morte a Marilena Natali e alla sua scorta, si è tenuta oggi una conferenza stampa sull'emergenza sicurezza per i giornalisti sul territorio. In Campania sono ben 5 i cronisti costretti a vivere sotto scorta armata, 4 di questi sono minacciati dallo stesso clan di Camorra. Gli accordi di Oslo compiono 30 anni. Era il 13 settembre 1993 quando a Washington, alla Casa Bianca, il leader palestinese Arafat e l'israeliano Shimon Peres si strinsero la mano davanti al mondo. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti. 13 settembre 1993, Giardino delle Rose alla Casa Bianca. Il primo ministro israeliano Rabin stringe la mano al leader palestinese Arafat. Al centro il presidente americano Bill Clinton, che ratifica quel primo e storico accordo siglato un mese prima ad Oslo. Un'intesa provvisoria che, con reciproco riconoscimento politico, prevedeva un progressivo ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza alla Cisgiordania, la nascita dell'autorità palestinese come organo di autogoverno e la divisione dei territori palestinesi nelle aree A, B e C. Rimandate a un secondo accordo le questioni più spinose, da Gerusalemme agli insediamenti illegali israeliani. Naufragati per gli estremismi di entrambe le parti, dalla strage nella moschea di Hebron e dall'omicidio di Rabin per mano di ebrei estremisti alla seconda intifada e alla violenza di Hamas, gli accordi di Oslo restano l'unico tentativo reale e realistico di risoluzione del conflitto. 30 anni dopo la pace appare ancora più lontana, se non impossibile.
con Israele governato da una coalizione tanto a destra da avere spaccato il paese, nel mezzo della più grave crisi istituzionale della storia dello Stato ebraico, con proteste di piazza e scontri violenti al suo interno, e con un'autorità palestinese ai minimi storici di gradimento, senza elezioni libere da oltre 16 anni, consumata dalle guerre tra fazioni e dall'occupazione sempre più aggressiva degli israeliani. 500.000 coloni oggi nei territori palestinesi a fronte dei 110.000 di 30 anni fa. Se i giovani palestinesi tornano a radicalizzarsi, quelli israeliani si spostano a destra, ma entrambi si sentono sempre più le vittime esclusive del conflitto. Le nuove generazioni non hanno alcuna esperienza di un processo di pace con effetti significativi, spiega Daila, nota sondaggista di Tel Aviv. I giovani israeliani sono stati cresciuti con l'idea di essere le maggiori vittime e di avere un diritto esclusivo alla terra che giustifica l'occupazione. Buone notizie dall'Olanda. Un prezioso dipinto di Van Gogh rubato è stato ritrovato, ma con modalità molto curiose. Clara Iatosti. Le vie del Signore, si sa, sono infinite, ma le probabilità di recuperare un Van Gogh rubato sono abbastanza scarse. Non per Arthur Brand, novello Indiana Jones, un investigatore d'arte olandese che addirittura, dopo tanto cercare, se l'è visto recapitare a casa. Uno sconosciuto l'ha lasciato ad Amsterdam davanti al suo portone, in una borsa dell'IKEA, protetto solo con pellicola da imballaggio pluriball ed una federa per cuscino. L'opera era stata trafugata da un piccolo museo olandese 3 anni e mezzo fa, durante la pandemia, e se ne erano perse le tracce. Si tratta di Spring Garden, il giardino di primavera, il primo quadro ad olio di Vincent van Gogh, realizzato nel 1884. Assicurato per 2 milioni e mezzo di euro, è stato rubato dal Singer-Laren Museum, ad est della capitale olandese, e raffigura il giardino della canonica di Nuenen, la città dove il maestro viveva con i genitori. Si ritiene che chi ha consegnato il dipinto a Brand non abbia nulla a che fare con il furto. Andreas Blum, direttore del museo di Groninga, proprietario del giardino di primavera, ha confermato l'autenticità dell'opera restituita. Testimone di speranza, l'audacia tenera di Don Pino Puglisi, è il titolo del documentario inedito e prodotto da TV 2000 in onda stasera sulla nostra emittente alle 20:55, dedicato al sacerdote assassinato 30 anni fa dalla mafia. Tutti ricordano Don Pino Puglisi come il parroco di Brancaccio, una delle periferie più difficili di Palermo, ucciso dai killer dei clan per il suo impegno di educatore, pastore, che si prendeva cura con amore della sua comunità. Dunque, appuntamento questa sera alle 20:55. E noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme con una notizia di tennis. Falsa partenza dell'Italia nei gironi di Coppa Davis a Bologna. Gli azzurri sono sotto 1-0 contro il Canada dopo la sconfitta a sorpresa poco fa di Lorenzo Sonego, numero 38 del mondo, contro il numero 200 Galerno. Ora tocca a Lorenzo Musetti andare alla ricerca del punto del pareggio per poi eventualmente giocarsi tutto nel doppio. Ed è tutto, adesso il meteo, poi la messa, prossimo TG alle 20:30, a più tardi, arrivederci.